Vuoi fare tu l'intro? Dai, va bene. Che cazzo, sei l'ospite. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del canale di Stalf. Oggi solo per voi ascoltiamo le 25 canzoni di Sanremo che io ho già ascoltato, quindi è lui che le ascolta per la prima volta. Però vediamo un po' come andrà. Voto alla presentazione del Kendrick Lamarco. Lo potrebbe aprire un canale YouTube, ragazzi? 10 no, micro troppo... 10 un po' esagerato. Ah, bravo, 10 su 100 bravo, ci sta. Bravo. Perfetto. In ogni caso, sì, ragazzi di YouTube, qua siamo in live su Twitch, quindi una serata molto goliardica. Ci ascolteremo tutte le canzoni di Sanremo. Noi qua ci perdiamo in chiacchiere, ma in realtà dobbiamo ordinare la pizza. Hai dato sì, io... Vediamo un po' da che brani partire. Io, per esempio, sai che avevo pensato, Kendrick? Mm. Visto che qua all'inizio vedo tutti pezzi un po' più no, non possiamo partire con quelli. Ok, allora infatti ma già l'avevo messo in conto, partiamo dalla fine, andiamo in su. Madonna, le prime due sono, vabbè, sì, ok. Una preghiera per la povera Bibiana che questa sera sarebbe stata qui con noi, ma purtroppo per problemi di quarantene e cose varie, perché lei come esce da una quarantena ne torna in un'altra. Sì, è la persona, vabbè, che conosciamo che abbia fatto più quarantene in assoluto. Esatto. Allora, prendiamo la pizza da questa pizzeria, qualità e prezzi popolari. Prendiamo da una pizzeria di un nostro amico che lui ha fatto quest'anno terzo alla... Esatto, cos'è? Al concorso nazionale di pizzaioli. Ora, pubblicità Pizzamore, ricarichiamo la clip su Instagram, un saluto a Pizzamore. Ciao Pizzamore. Ciao Chicco. Sponsor non ufficiale del canale. E mi sono scordato, ti ho detto da sport, ma in realtà vorremmo fare la consegna a domicilio. E dove? Ok, ti dico l'indirizzo. Ciao ciao. Privacy zero, cioè proprio. Oh, mi sono mutato. Il labiale. Ah, si riconosceva. No. A proposito di Sanremo, vogliamo iniziare? Sì, ora la pizza l'abbiamo ordinata, però mi si è seccata un po' la gola. Quindi ci scaldiamo anche con una birretta, magari nell'attesa della pizza, ok? Ti lascio da solo con la chat, vado a prendere la birra in frigo. Non sono riuscito manco a far uscire. Scusate, c'è un cane che mi è arrivato. Mi sembro tipo Luis Salle con... col cane della mamma. Se volete, ragazzi, ci potete... c'è passato a salutare il Goku che ieri ha fatto il compleanno. Serata speciale, l'avevo detto, ve lo portavo in live a far conoscere. Ieri sera ha fatto il... Oh, ti stai emozionando, Goku? Ci sono un po' di orzate. Ovviamente la birra si fa schiumare, ragazzi. Fate fare la birra alla schiuma. No, la schiuma alla birra. Perché altrimenti vi si gonfia lo stomaco. Questo me l'hanno insegnato nel mio anno da cestista a Popoli. Se non sapete dove è Popoli, è in Abruzzo. Un saluto anche ai Popoli Ops. Iniziamo la serata goliardi, ragazzi, alla salute, allora, a tutti quanti. Anzi, mi devo organizzare perché io vorrei dare i voti alle canzoni, perché poi al termine della serata farò la mia top 10 di Sanremo e vediamo sabato chi avrà azzeccato. Lo sapete, reaction goliardica, ragazzi, se i brani ci rompono le palle skippiamo, andiamo avanti perché ne abbiamo 25. Quindi iniziamo la serata con l'ascolto goliardico a Sanremo e partiamo da Iva Zanicchi con Voglio Amarti. Vai. No, che cazzo. Ah, scusate, ho sbagliato. Sbaglio in diretta, lo sapevo già che stavo sbagliando. Ho premuto play, ma c'era la canzone stoppata di prima. Ok, andiamo, play. Prenderti per come sei, lo farò. Per amore, sai che io brucerei. Voglio amarti nei pensieri, con l'anima. Voglio amarti della pelle di me. Questa ti è piaciuta a te? Cioè, c'ha 82 anni. 82, veramente. Fregati, sta da Dio. Oh, ragazzi, suona bene sto pezzo, eh. Non si può dire di no. Assolo di chitarra. È abbastanza adatto ai tempi. Cioè, già il fatto che non lo voglio skippare è interessante, eh. Ok, vabbè, un po' troppo ora in questo momento. Allora, però io voglio dire una cosa. In passato ho sempre detto male a queste scelte. Non le ho molto apprezzate, il fatto di portare ad un festival nel 2021, 20, 22, quello che è, artisti che hanno fatto il loro tempo.
Però in realtà, ragionandoci, ci sta che a un festival come quello di Sanremo rimangano certi artisti che hanno fatto magari la storia. Non lo so, secondo me Sanremo certe volte sembra un po' un museo. Non che Iva Zanicchi sia un museo, ma proprio per la tipologia di canzoni. Però se il festival della musica italiana, ci sta che all'interno della competizione comunque ci sia qualcuno a rappresentare quella tipologia di musica, che comunque, ragazzi, la vita si è allungata e le nostre nonne di 70, 80, 90, 100 anni se lo guardano Sanremo, capito? Allora qualcuno a rappresentare quella fazione è giusto che ci sia, no? Il problema è se ci sta più gente di quell'età che di quelli giovani. Oh, è motivo per cui Sanremo anni. Secondo me da 2-3 anni sta iniziando a diventare interessante. Io di solito, lo sapete, non voglio fare classifiche, ma stasera mi voglio divertire in modo goliardico. Io a Iva Zanicchi gli do la sufficienza, se la merita. 82 anni, sta ancora là sul pezzo. Ragazzi, solo per l'età che c'ha a sventolare la bandiera. Quindi io gli do un 6. Onesto. Passiamo ad un altro artista un po' più recente, ok? Quindi con Massimo Ranieri ci andiamo ad ascoltare la lettera di là dal mare. Notte non finisce dal mare. Oh, 70 anni, sottolineiamo. Ed è silenzio tra. Io da Massimo Ranieri mi aspetto l'acuto potente, ragazzi. Oddio, ma già la conosco sta canzone. Che canzone è? Oddio, è una di qualche cartone animato. Bravissimo. La Sirenetta. Pure io ci sto pensando a giorni. Facevano le canzoni all'Aqualand. Amurus all'Aqualand del Vasto. Sì, sì, è una canzone della Disney questa. È uguale, è della Sirenetta, raga. No, brutto gesto Massimo, brutto gesto. Allora, Massimo Ranieri, voto. Oh, a me a scuola mi mettevano i voti bassi e io bestemmiavo. 3. Ok. Ragazzi, Massimo Ranieri è quinto su 25 nella classifica generale. Ma stai scherzando? Quinto. What the fuck? Che poi, ragazzi, non è una presa di posizione nei confronti di Massimo Ranieri. Highlander con Perdere l'amore. Non si scherza, ok? E infatti mi aspettavo qualcosa di un po' più orzante, sinceramente. Mi ha deluso. Ma chi è Human con la Y, non con l'H? Finalmente io che sto bene. Oh. Se tremo un po' la voce. Bello però, eh! Belli anche i suoni. Non riesco a dire che sto bene, fermo mi godo la luce. Oh, questa è bella! A te ti è piaciuta? Sì, ma l'arrangiamento è bello. Sì, sì. Questa canzone è molto bella. Lui è molto bravo. Finalmente qualcosa di decente. Assolutamente. Bella sorpresa questo Human. Voto a Human. Oh, ragazzi, questa è una bella canzone. Io gli do un 7,5. Ok, io l'ho dato 7. Ce l'ho al Fantasan. Ah, è vero, perché. Allora, non mi nominate il Fantasanremo, miseria ladra, perché ieri hanno fatto lo schifo. Lo schifo. Devi guardare là. Scusa, è vero, lo schifo. Adesso ci godremo un altro pezzo di una grandissima band italiana, ragazzi. Cioè, io, quando ero più piccolo, sì, una delle loro canzoni l'ho dedicata a una mia cotta. Giulia. Con il benestare di Bibiana in chat. Ma questa è dedicata a te. Alla tua lucente. Le vibrazioni, ragazzi. Il pezzo si chiama Tantissimo. Dragon Ball. Dragon Ball. È Dragon Ball. E poi tu scomparirai. Allora, una me rara. Quanta fatica facciamo. Cosa ti è successo comunemente? Ma che si fa a basket? Così? Ok, basta. Sinceramente in cuffia non mi stava dispiacendo un po' il sound. Cioè, no, vabbè. Proprio una plasticata. Ragazzi, allora, per me è un 2, scusate. Cioè, per chi ha visto Dragon Ball come noi, cioè, sta roba è non la puoi ascoltare. Sto scegliendo il voto, ragazzi. Questo è un insulto a Dragon Ball. Ragazzi, questo è un oltraggio. Gli do un 3,5. Un mezzo punto in più rispetto a Massimo Ranieri. Giovanni Truppi, ma anche in questo caso non conosco. 50.000 ascoltatori. Oddio, questo è quello che assomiglia a Montemagno. Sì, gli hanno Ho fatto, visto gli solo hanno questa meme, cosa su Instagram. Uguale a Montemagno.
Magno, che salutiamo. Ciao Monti. Grandissimo Monti. Quando ti ho incontrata per la prima volta, brillano le teste, scintillano le stelle. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico. Quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia, se questo è un amore, risponderò come rispondo anche a me. Che quello che sarò sarà con te. Voglio arrivare fino alla fine, ve lo dico. Il testo non merita. Non mi piace in cuffia, cioè come è mixata. Non mi piace come è gestita la voce. Il testo è bellissimo. Sì, il testo sarà anche bellissimo. Però la cosa che non mi è piaciuta assolutamente in cuffia, non esce nemmeno la sua voce. Come è cantato in un modo secondo me originale. Molto è lui che non va bene per queste cose. Nel complesso non mi è piaciuta, ragazzi. Non mi è arrivata. Poi il primo ascolto, molto originale, questo va riconosciuto. Non mi è arrivata. Quindi io gli do un'insufficienza, però non grave. Gli do un 5, onesto, perché comunque è stato molto originale. Anamena. Hanno già partecipato stranieri a Sanremo? Cioè, non so come funziona il regolamento. Le pizze, ragazzi. Allora, ragazzi, diciamo le cose come stanno su Anamena. Bellissima ragazza, chiariamo questa cosa. La canzone con Rocco Ante faceva cagare. Questa canzone... Ah, sei tornato. Questa canzone è stata una canzone che, sinceramente, a me ha fatto ancora più schifo di quella con Rocco Hunt. Tant'è vero che è ultima in classifica. Ciao Goku. Allora, diciamo le cose come stanno. Io non vedo l'ora che arriviamo alla fine di questa classifica, perché ci sono tutte le canzoni che mi piacciono di più. Sarà un po' una sofferenza per me, che già so quali sono le canzoni che andrò ad ascoltare. Per Stefano probabilmente sarà un po' più divertente. Ok, vai, partiamo con l'ascolto di Anamena, dai. Ce lo bruciamo sto pezzo subito. Sensazioni? Sul pezzo? È ultimo in classifica. Ah, perfetto. Sola io ti aspetterò. Le canzoni che non hanno età. Quando la notte arriva, 100.000 ore. Di tanto no, tu la devi sentire. La sento da qua. Sacra delle allora, classica canzone estiva, però sinceramente mo mi sono rotto un po' le palle. Allora, diciamo le cose come stanno. La Stampa l'ha messa 25esima su 25 canzoni. Non dico che apprezzo il voto della Stampa per tutta la classifica, ma in questo caso mi ci rispecchio al 100%. Con furore dalle Instagram stories delle 12. È quella canzone là, capito? Che quando la metti nella situazione col cocktailino. Ah, ti posso dire una cosa? Cioè, se la Vecchi scorso... Merli. Maxi pizza per i ragazzi. Olè. Senza. Oh, Mocasca. Prima di iniziare a mangiare la pizza, mettiamo un altro pezzo. Hag Snob and Who. E mangiamo la pizza. Come siamo attrezzati, oh. Il vostro lotto di notte così perlomeno. Baby, sto imparando. E vincere battaglie non mi serve mica. Perché questa è una guerra in cui si perde. Si è tissato con Knight. Me le tatuerò. Perché non ti sento, ma tutto qua parla di te. È vero. Mi stava sembrando quella di Fedez. C'è la voce. Fa pure. È una ragazza. Hanno fatto il meme dei comacose perché lei è rasata. Calmi. E farsi male fino a sfinire. No, più che altro visto Madame Michelin. Voglio ascoltare il secondo ritornello. Bocciata. Non mi piace. Sì, Kion, io comunque cerco di dare fiducia alle canzoni, ok? Non parto così con le mani avanti. Allora, Anamena prima che voto gli avevo dato? Non gli avevo dato voto. Anamena gli metto 3. Ma no. 2. Sì. Anamena 2, il voto più basso, ok? E invece Hike Snob, insufficienza grave ma non troppo, 4. A questo punto, visto che noi stiamo mangiando, abbiamo questa maxi pizza da finire, andiamo avanti con la musica. Ci abbiamo un Matteo Romano. Quello che è uscito da TikTok, ragazzi. Solo per salire se vale, dite col sale, pare. Giuro un po' lo odio, mi spiace. Oh, la birra, oh. La testa. Tu mi dici no. No, di notte lascia di andare. Morirei a fare. Se vere non lo so. Che il cuore ti cade. Diventa vita.
Se non mi catturi l'attenzione mentre mangio una pizza, vuol dire che sei bocciato. Io anche a questo ragazzo gli do un'insufficienza grave, ma non troppo. Un 4. Bel 4. La produzione era interessante, anche se così a primo ascolto non è che mi ha catturato così tanto. Cioè, sembra una di quelle produzioni che deve lasciarti un po' a bocca aperta, ma sinceramente no. Cioè, sinceramente no. Tu? Allora, io ti dico la mia. Sta canzone fa schifo. Fa schifo. Come ci si può presentare con una roba del genere a Sanremo, ragazzi? Basta. Bene. Downstairs, I'ma beat all day.